Quesito 4 per sorteggiare numeri reali in 02 con un generatore di numeri casuali. Il generatore fornisce numeri distribuiti con densità di probabilità data da questa funzione. Si chiede il valore medio dei numeri generati, probabilità che il primo numero estratto sia 4 terzi, probabilità che il secondo numero estratto sia minore di 1. Innanzitutto non ha nessuna importanza se è il primo o il secondo numero estratto perché tanto la probabilità non cambia ad ogni estrazione. Il valore medio lo vediamo alla fine. All'inizio studiamo questa funzione densità di probabilità. La probabilità infinitesima dp di estrarre un numero compreso tra x e x più dx si calcola moltiplicando la densità di probabilità per l'intervallino dx. Questa è la funzione densità di probabilità, questa curva rossa, che è espressa da questa espressione. E questa striscetta di colore verde rappresenta la probabilità infinitesima di estrarre un numero compreso tra x e x più dx. È una striscetta di spessore dx. In particolare la probabilità di estrarre un numero secco è pari a 0 perché l'intervallino non ha spessore, quindi f(x) per 0. Quindi possiamo già rispondere alla domanda qual è la probabilità di estrarre il numero 4 terzi è 0. Infatti ci sono infiniti numeri compresi fra 0 e 2, quindi la probabilità di estrarne uno preciso, 4 terzi per esempio, è 1 diviso infinito, proprio perché un numero singolo non ha spessore. Studiamo questa funzione densità di probabilità tra 0 e 2. Si annulla in 0 e 2. Infatti la funzione f può essere scritta in questo modo, fattorizzata nel prodotto di questi due fattori. La sua derivata si può fattorizzare. Si annulla quindi in 0 e 4 terzi. Si tratta di una parabola con concavità in basso, quindi è negativa per valori esterni a 0 e 4 terzi. Quindi la funzione f decresce, ha un minimo in 0, cresce, ha un massimo in 4 terzi e poi di nuovo decresce fino a 2 e oltre. Noi ci interessiamo soltanto all'intervallo 0,2. Quindi lì la funzione presenta un massimo relativo e anche assoluto nel punto 4 terzi. Il valore della funzione in 4 terzi è 4 terzi. Quindi abbiamo questo grafico di una funzione che cresce, poi raggiunge il massimo in x uguale 4 terzi e poi diminuisce di nuovo fino a 0. Per disegnare il grafico calcoliamo anche f di 1, che è 3 quarti. La derivata a sinistra in 2 è meno 3. Basta sostituire 2 nell'espressione della derivata. Questo vuol dire che la funzione arriva con pendenza negativa nel punto x uguale 2, mentre invece partiva con pendenza nulla, in quanto la derivata si azzerava in 0. Dobbiamo verificare che questa densità di probabilità così definita è definita bene, nel senso che la probabilità totale di estrarre un numero tra 0 e 2 deve fare 1. La probabilità totale è la somma di tutte le probabilità infinitesime. Ciascuna probabilità infinitesima, come abbiamo detto prima, è f di x. Quindi c'è da fare l'integrale tra 0 e 2 di questa espressione. Si tratta di integrali immediati, 3 mezzi x 3 terzi fra 0 e 2 e meno 3 quarti x 4 quarti fra 0 e 2. Con semplici calcoli si ottiene 4 meno 3, cioè 1. La probabilità totale fa 1, quindi questa funzione, densità di probabilità, è ben definita. Il fatto che la probabilità totale è 1 vuol dire che l'area sottesa da questa funzione f vale 1. Si chiedeva la probabilità di estrarre un numero inferiore a 1, quindi si tratta dell'area sottesa sotto la curva tra 0 e 1. Quindi svolgiamo lo stesso identico integrale di prima, soltanto che non è più tra 0 e 2, ma tra 0 e 1, quindi l'integrale di tutte le probabilità infinitesime. I calcoli sono gli stessi, solo che vanno fatti tra 0 e 1. Il risultato è un terzo e questo risultato sembra intuitivo, o almeno ragionevole, perché l'area sottesa dalla curva tra 0 e 1 più o meno è circa un terzo dell'area di questo quadrato che vale 1, quindi il risultato esatto è 5 sedicesimi, un po' meno di un terzo dell'area di questo quadrato di lato unitario.